Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Oggi 7 consigli per fare foto migliori con l'iPhone. Consiglio numero 1. Impostare la griglia. Andando su impostazioni, foto e fotocamera potrete trovare l'impostazione griglia. Una volta che la selezionate vedrete nello schermo una griglia che rispecchia la regola dei terzi. Seguendo la regola dei terzi, se andate a posizionare praticamente un soggetto in uno di questi quattro punti che si vanno a creare, la composizione diciamo sarà più interessante. Questa griglia torna molto utile anche in caso di fotografie di paesaggio, infatti potremo allineare più correttamente magari l'orizzonte ed evitare le foto storte. Consiglio numero 2, impostare l'esposizione. Nel momento in cui andiamo a mettere col dito un soggetto a fuoco, vediamo che compare questo quadrato e sulla destra c'è questo piccolo sole. Portandolo in alto e in basso andremo ad agire praticamente sull'esposizione della foto. Per cui ancora prima di scattare la foto possiamo andare a illuminare ad esempio una scena un po' buia o andare a scurire una foto che magari ci sembra troppo luminosa. Passata una mosca. Consiglio numero 3, bloccare la messa a fuoco. Normalmente la messa a fuoco è automatica, infatti se mettiamo a fuoco un soggetto e poi spostiamo leggermente, magari per inquadrare, in base al tipo di scena che ho può anche variare praticamente la messa a fuoco. Mentre se voglio bloccare la messa a fuoco, mi basterà mettere a fuoco il soggetto, dopodiché sul quadratino tenere il dito pressato fin quando non compare questa scritta blocco AE-AF. E in questo modo in realtà avrò bloccato sia la messa a fuoco che l'esposizione. Infatti anche cambiando inquadratura l'esposizione non cambia e la messa a fuoco rimane sul punto stabilito. Questo ci consente di fare magari delle inquadrature particolari senza che l'autofocus vada a inquadrare altre cose. Per sbloccare l'autofocus poi basterà semplicemente toccare un'altra parte dello schermo e già cambierà. Consiglio numero 4, pulsante di scatto. Normalmente per scattare le fotografie tutti utilizziamo il pulsante di scatto che c'è sullo schermo. Però altri pulsanti che possiamo utilizzare sono questi di qua per la regolazione del volume. Per cui impugnando in questa maniera intanto avremo una presa più solida e nel momento in cui andiamo a scattare avremo meno vibrazioni che andando a toccare lo schermo. E allo stesso modo sarà anche una presa più comoda per fare delle inquadrature dal basso. Consiglio numero 5, funzione HDR. Questa funzione è molto utile nel caso in cui abbiamo delle scene ad alto contrasto, per cui ad esempio delle scene in cui abbiamo delle zone ombreggiate e delle zone illuminate invece dal sole. In questo caso l'HDR ci aiuterà a trovare un giusto equilibrio, diciamo, dell'esposizione. Consiglio numero 6, scattare con l'auricolare. Quando attiviamo la fotocamera nel nostro iPhone possiamo praticamente utilizzare i pulsanti del volume delle cuffie come pulsante di scatto. Questo ci può tornare utile soprattutto in due situazioni. Nel caso in cui stiamo utilizzando ad esempio un supporto per fare delle fotografie magari notturne. In questo caso anziché andare a utilizzare i pulsanti sul telefono, utilizzando questo di qua saremo sicuri di non creare nessun tipo di vibrazione. L'altra situazione in cui torna utile questo sistema è ad esempio a chi fa street photography. Con questo sistema infatti è possibile fare delle fotografie senza che nessuno se ne accorga. Consiglio numero 7, scaricare un'app per la post-produzione. Ci sono ovviamente diverse applicazioni sia per smartphone che per iPhone. Io vi consiglio di scaricare Snapseed. Con questa applicazione è possibile andare a modificare le fotografie, andare a correggere tutti i parametri che riguardano l'esposizione, il contrasto, la luminosità, eccetera. Andare a ritagliare, a raddrizzare la foto, andare a fare anche delle correzioni più selettive, oltre che aggiungere del testo e altre funzionalità. Ok, anche per oggi è tutto, se avete delle domande scrivete sotto nei commenti, proverò a rispondervi. Se vi è piaciuto il video mettete un like e condividete e se non l'avete già fatto iscrivetevi al canale. Ci vediamo alla prossima!